io sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi su Minecraft ragazzi con l'episodio speciale di Natale. Innanzitutto ragazzi volevo augurarvi buon Natale sia da me sia dalla carta igienica. Padre Eterno tanto... Come seconda cosa ragazzi, cominciate a scrivermi qua sotto nei commenti quanti chili ci avete già messo. Io penso almeno una ventina, non si vede ma sotto sembro tipo Homer Simpson. E anche oggi ragazzi, prima di cominciare, light challenge. Cercherò di urlare il meno possibile perché sono sveglio da circa 5 minuti e ho le orecchie che rimbombano come... Piace a mia madre. E per mettere mi piace oggi ragazzi dovete urlare buona Pasqua, dopodiché mettere mi piace con il sotto del mento. Insomma qua sotto, qui dove proprio... Non sul mento ragazzi, solo nel sottomento. Ovviamente al primo colpo ragazzi non valgono più tentativi. E una volta fatto ciò ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti. E io così saprò che siete riusciti a mettere mi piace in questo modo. Ma cosa faremo oggi ragazzi? Vi siete mai chiesti come lo festeggiano nel Nether il Natale? Ebbene Babbo Natale si è incazzato perché non gli aprono mai le porte. Questa volta che c'è riuscito va giù ragazzi e fa un cazzo di casino. Proprio così ragazzi, noi oggi porteremo il Natale nel Nether. Ho scaricato anche un altro mod delle armi, anche se non mi piace un granché. E purtroppo ragazzi nelle ultime versioni è una delle poche che funziona ancora. Comincia a farsi tortuoso il percorso di Santa Claus, che il Gagliardo si avvicina al portale del Nether. Atterra con la sua fierissima mongolfiera. Dietro Flame, perché non ha messo le renne? Ok, adesso come cazzo torna su? Non fate caso Babbo Natale che sta scaricando la tensione. Riprovaci babbo che ce la farai. Direte perché utilizza la mongolfiera e non utilizza le renne con la slitta? Perché lui non ha pagato il bollo sulle renne e gliele hanno macellate. Colpo sicuro. E ora pieni di spirito natalizio attraversiamo il portale e andiamo a fare un po' di casino. Devo ancora prendermi le armi, spero non mi ammazzino subito. E eccoci qui ragazzi armati fino ai denti. Non si intravedono mob, la mongolfiera non riesco a usarla perché si è incastrata. Buon Natale signor Pigman. Madonna mia la scortesia ragazzi, fai gli auguri manco ricambiano sti stronzi. Non ho ancora testato ragazzi la mod, in teoria così dovrebbe lanciarla lontano. Porca puttana. Sì ma c'ha la mano monca. Sì ma si può sapere come può tirare ste molotov? Un attimo, se io faccio... Niente, cioè non ce la fa. Allora Santa, il primo obiettivo è la fortezza. Visto che non hai il camino, devi entrare, insomma, aprire un po' gli anni a tutti. Qua abbiamo solamente un'orda di pigmen. E lei, signore, è molto brutto. Raga, abbiamo già trovato la fortezza. Era giusto a due passi dal nostro punto di spawn. Qua i soliti pigmen, ok. Adesso raga, entriamo, portiamo un po' di gioia, un po' di Natale laddove non c'è ancora. Adesso per entrare qua raga dobbiamo tirare una qualche molotov che ovviamente le tira da monco. Di questo passo ragazzi va a finire veramente di merda, ma chi se ne fotte? Tanto il nostro Santa Claus è sempre accompagnato dal suo inseparabile amico, cioè la torta di zucca. Cioè c'è un Blaze là in fondo. Sia tranquillo signor Blaze, vengo semplicemente a portare gli auguri e qualche regalo. Però lei stia calmo perché vengo qua, le faccio i regali e lei si incazza, non mi sembra cortese. Ecco perfetto, pian piano vediamo se c'è un qualche scheletrino perché sono i più stronzi. Devo ammettere che non si vede veramente un cazzo, eppure la luminosità deve essere altissima. Sì ma è normale che la fortezza mi deve proprio spawnare attaccato a un coso di lava. Porca troia Santa Claus, nessuno fermerà il tuo piano insomma di portare il Natale nel Nether. Buongiorno signor Pigman. No lei non le porto nessun regalo perché è stato stronzo. Ho saputo che ha insomma violentato il suo intero pollaio, è stata una persona orribile, quindi per lei niente regali. È più facile trovare un vegano alla sagra della porchetta. Ragazzi non c'è una minchia. Guardavo se c'era una qualche insenatura ma non c'è veramente una minchia. Proviamo ad andare giù di qua. Questo deve essere la loro cantina ragazzi, questo deve essere il buco dove i ghast tengono le pancette. Buongiorno, salve signor Pigman. No, non ho intenzione di prendere le vostre pancette, stia tranquillo. Devo ammettere che questa mod per quello che riguarda gli esplosivi fa abbastanza cagare. Adesso proviamo a tirare una granata ragazzi, così esplode tutto. Fa il buco, va tutto sotto e la lava va via. Però se scrivete bombe devono essere bombe, non devono essere petardi. Porca troia. Niente ragazzi, dobbiamo utilizzare il metodo alla MacGyver 2.0. Ma dimmi adesso, Babbo Natale per portare i regali ragazzi deve fare sta fatica. Adagio Santa Claus, sono sicuro che volo nella lava. Là in fondo ragazzi cosa abbiamo? Dovrebbe essere uno scheletrino. Sì, dovrebbe essere uno scheletrozzo. Proseguiamo pian piano. Santa Claus mi raccomando. Ah, raga, mi è caduto da solo. È caduto da solo. Stia lontano lei, che sono venuto a portarle i regali. Non rompa le palle, po'. Ma vaffanculo. Santa, lasciatelo dire, comunque sei abbastanza imbecille. Scheletri ragazzi non vogliono il Natale nel Nether. Rieccomi giunto, adesso ragazzi arriveremo lì, prenderemo la roba, lo scheletro ci ammazzerà un'altra volta, ne sono sicuro. Dai Santa Claus, per favore, Madonna Santa, ti ha colpito la scoliosi, ti ha colpito l'Alzheimer, minchia, ormai è pieno di malattie questo. Prendiamo tutto, salve signora rana di fiume, però che ha preso fuoco. Qualcosa hanno già messo il brodo per la zuppa di Natale, perfetto, minchia ragazzi, sono già portati avanti
Adesso andiamo giù a festeggiare. No, raga, serio, adesso aumento la luminosità perché non si vede veramente una minchia. Ho detto, trovo un buco vuoto così non mi aggrediscono subito sti scheletri. Buongiorno, buongiorni. Stia lontano, per l'amor di Dio. È inutile che pone resistenza. Non può fermare il Natale. Vai con i Santa Claus. Alla peggio, insomma, fai come Franklin su GTA. Escilo e risolvi tutti i problemi. Buon Natale anche a lei, signor scheletro. Ok, dunque, allora, direi che con un 50%... 55, ragazzi, dovremmo essere a posto. Ok, così è decisamente meglio. Ci infiliamo di qua, ragazzi, perché il Natale non può attendere. Buongiorno, lei è rimasto senza Natale, quindi tenga un po' di piombo. Mi saluti anche i parenti e la madre, soprattutto quella. Signor Pigman, il camino, porca troia, mi è toccato entrare dall'ingresso. Ho preso le bastonate perché pensavo non fossi un ladro. Ho visto qualcosa saltellare qua dietro. Buongiorno, signor Rana, le porti i balocchi? Anche lei, però c'è dei balocchi che non mi piacciono tanto. No, no, beh, l'importante è il pensiero, è quello lì sicuro, però... Cosa, sei incastrato nella roccia? Venga fuori di lì che non riesco a ucciderla. E voilà, buon Natale anche lei, ragazzi. Mi mancano solo i ghast. A dire la verità non mi mancano solo i ghast, mancano anche gli Ender. Buongiorno, Madonna santa, qua esplodono di auguri proprio. Mica che devastazione, raga. Babbo Natale è un terrorista. Buon Natale, signor Scheletro. Mi saluti anche sua nonna. Nella letterina aveva scritto che voleva una nuova dentiera. Il problema è che non ce l'ho. Dovrò mangiare quindi fagioli con le gengive. Buon Natale anche qua sotto, se ci sono doppi o cose del genere. Questo non c'era prima. Salve, signor Scheletro. Buon Natale anche a lei. Qua sotto penso che il Natale sia stato distribuito anche abbastanza. Buongiorno, signor Blaze, eccomi qui. Salve, salve, buon Natale anche a lei. Non mi mancano solo i ghast, ragazzi, mi mancano anche... Ma porca mignotta. A few moments later. Non mi mancano solo i ghast, ragazzi, mi mancano anche gli Ender, quindi dovremmo andare a mitragliare anche loro. Buon... Madonna, santate buoni, porca... Non si picchia Babbo Natale che poi si incazza e fa un macello. Torta di zucca tattica, ragazzi, poi Santa Claus se ne parte cazzuto cazzuto con il cecchino e fa un cazzo di casino. Ho fatto anche la rima, ragazzi, best poeta sotto le feste EU. E mi stavo chiedendo se Herb potesse uccidere gli spawn, ma quel che vedo mi sembra proprio di no. Anche perché da un colpo tipo ogni mezz'ora. Vabbè, lasciamo perdere il blocco, ragazzi. Spariamo direttamente ai Blaze. Stiamo gli lontani perché questi sono incastrati veramente a mina. Avete presente? Quello tipo mettete le mani in un vespaio. Ecco, è uguale. No, vabbè, ragazzi, sono incastrati veramente a merda. Sono veramente nervosi. Adesso mi ricarico di proiettili. Dopodiché, ragazzi, Santa Claus si fa vedere veramente cosa vuol dire, insomma, il significato di Natale. Però per via rettali non deve essere piacevole. Comunque c'è da dire, Santa, che uno storpio c'ha più mira, col fucile. Vedere se questo con la mitragliatrice si distrugge. No, vabbè, allora è rimasto questo. Adesso, ragazzi, lo smitragliamo per bene. E visto che rompete le palle, che non volete il piombo, vi lascio un po' di polvere da sparo. Buon Natale. Poi alla fine mi sono fatto del danno da solo. Comunque, quindi non sono neanche morti. Via, ragazzi, torta di zucca alla mano. Poi andiamo a cercare i ghast. Fanculo, mai più dalla porta d'ingresso. D'ora in poi sempre solo dal camino. Se non c'hanno il camino si attaccano alla famiglia di patata. Buon Natale anche a lei, signor Pigman. Minchia, ma è un mortorio. Almeno fate un po' di baldoria. Non vengo neanche a salutarti questi. E qualche Enderman qua sotto? No, non c'è niente. Vabbè, adesso, ragazzi, diamo un'occhiata un attimo qua in giro. Lei non ho capito, l'ha messo a fare l'albero di Natale. Mi scusi un attimo, porca vacca. Madonna santa, che fanno un danno incredibile questi. Mangia la torta di zucca. Surprise, motherfucker. Le un in meno, perfetto. Adesso, ragazzi, proseguiamo il nostro cammino, che penso che ormai sia giunto anche al termine. Abbiamo massacrato un sacco di mob oggi. Ma cosa c'è? Ah, è un pigman sempre. C'è sempre un foldu. Madonna, ragazzi, abbiamo trovato il ghast. Buon Natale, buon Natale, però gli auguri può anche farmeli, madonna mia, la maleducazione al giorno d'oggi è veramente di casa qua dentro. Ma buon Natale, però, anche se non ti incastri nei blocchi, non è che, insomma, dimagrisci un attimo, non passa neanche più, ragazzi, per le fessure, questo è diventato obeso. Auguri anche a lei, signor Ghast, state buoni, tutti in fila, vi do i regali uno a uno, da bravi, ecco, mettetevi lì, poi arrivo dopo con le scorte di balocchi. Salve, signor Ghast, ragazzi, stanno cominciando a spawnare veramente molto più di frequente. One eternity later. Non mi ricordo, tra l'altro, se devo esplorare qua fuori oppure devo andare giù per di qua. Mi sembra di esserci già stato, tra l'altro. Ultimo ghast santa, dopodiché direi che possiamo congedarci. Abbiamo fatto felici già abbastanza persone qua dentro. Diamo un'occhiata qua sotto, che c'è un ultimo pezzo di fortezza che non ho ancora visitato. Merry Christmas! Anche qui ho visto che non avete il camino, quindi siete abbastanza figli di Androcchia. Buon Natale anche a lei, signor Blaze. Qua ne è rimasto ancora uno. Salve, buongiorno. No, stai lontano dagli scheletri, stai lontano dagli scheletri, non farti ammazzare. Comunque ve l'avevo detto che il Grinch si era reincarnato negli scheletri. Ragazzi, ci abbiamo provato e sono stati abbastanza scortesi, anche perché Santa Claus non era venuto con cattive intenzioni. Essendo molto permaloso Santa Claus, ragazzi, si è preso veramente malissimo. Ha battuto il portale con il piccone e ha deciso di non tornarci mai più. Io spero, ragazzi, comunque, che questo video vi sia piaciuto. È stato abbastanza incasinato, ragazzi, è stato un bordello assurdo. Se vi è piaciuto, lasciarvi un bel mi piace e un commento, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Se volete, trovate Facebook e Instagram in descrizione nei commenti. Come al solito, ragazzi, e che dire? Qui la Flenda Santa Claus, ragazzi, dalla mongolfiera è tutto. Bella riga. Ok, adesso Santa Claus, da bravo, vai a mettere i piedi nella tinozza dell'acqua calda, così ti si inteneriscono i calli, così gli elfi te li possono poi tagliare, ok? Give me your shit, nigga.
Perfetto. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.